giocatore è pronto a trasferirsi nella capitale. Il summit può servire per sbloccare definitivamente l'affare, ecco il punto della situazione. Prima l'Inter, poi la Juventus. Il centrocampista, protagonista in Germania con la sua nazionale, è stato ad un passo dalla squadra nerazzurra, ma l'affare è saltato proprio sul rettilineo finale. Oggi così l'Eisar Samardžić è tornato ad essere un obiettivo della Juventus. Il giocatore ha dato risposte positive con la maglia dell'Udinese, nonostante una stagione complicata per i bianconeri, ma anche per lo stesso serbo, che avrebbe voluto lasciare il Friuli già alla scorda estate. Alla fine Samardžić ha giocato 34 partite, segnando 6 reti e realizzando 2 assist. In nazionale, invece, al momento, non è andato oltre gli 8 minuti nella sfida contro la Slovenia in questo europeo. Per la Juventus l'Eisar Samardžić non è certo una prima scelta. Conte un Kop Mainz, che continua ad essere in cima alla lista dei desideri di Giuntoli. Il costo del giocatore olandese dell'Atalanta è chiaramente, però, molto più alto. I bergamaschi, infatti, valutano sui 60 milioni il loro talento. Sul centrocampista serbo così si stanno muovendo altre squadre italiane. Juventus, concorrenza romana per Samardžić, incontro con la Lazio. Nel futuro di Eisar Samardžić potrebbe così esserci un'altra squadra di Serie A, una big che gioca nella capitale. Nella giornata di domani, come racconta Sky Sport, è infatti in programma un incontro a Roma tra l'Udinese e la Lazio per capire la fattibilità dell'operazione. Il classe 2002 piace parecchio a Marco Baroni e Claudio Lotito sta lavorando per provare ad accontentare il proprio allenatore, arrivato in biancoceleste dopo la separazione con Igor Tudor. Samardžić nei giorni scorsi è stato accostato anche alla Roma, ma nelle prossime ore la Lazio è pronta a muovere passi concreti per lui.